Stavo canticchiando. Cosa volete? Ah, sì, era la puntata numero 6, giusto. No, non l'ho dimenticata, stavo scherzando. Forse sì, forse ero talmente concentrato che me ne stavo dimenticando. Vabbè, questa è la settima puntata, non la sesta, cosa dice? È la settima puntata. Cosa sto facendo? Sto facendo dei mandala, signori. Dato che c'è gente che dice che tu non fai mandala, fai bosticciate e basta. Non sai fare mandala. Sì, non so fare mandala. Va bene, ok. Io li faccio mandala, soltanto che li faccio alla mia maniera. E questa è la mia maniera. Non sono meglio questi, eh? Non sono forse meglio questi miei mandala? Sono super mandala questi. Sono extra mandala. Ne volete un altro? Io non ho problemi, eh. Dai, questa è bellina, dai. Potevo fare di meglio, eh. Devo essere sincero, potevo fare di meglio, però. È un bel mandala, dai. Facciamone un altro più complesso, tanto per far vedere che io so fare i mandala, signori, io so fare i mandala. Non faccio solo mostriciattoli, come qualcuno pensa. Io potrei farne molti migliori di quelli che fanno gli altri. Molto di più. Basta concentrarmi. Facciamone uno migliore, dai. Vediamo un po' cosa esce. Anche perché se devo fare un libro da colorare, un paio di mandala devo metterceli, non è che posso fare solo mostri. Se uno vuole un mandala classico, glielo posso fare, ma io classico non glielo farò lo stesso. Lo farò alla mia maniera. Un po' mostruoso, cioè un po'. Beh, mostruoso, sarà originale, dai. Questo, per esempio, mi sembra molto originale. È un po' diverso dai soliti. Anche perché a me piace fare mandala, non è che non mi piace, però li faccio come voglio io. Molto più sofisticati. Allora, sì. Sta uscendo bene, dai. Questo uscirà bene, o sarà un mandala di quelli che non dimenticherete mai. E sarà da colorare anche questo. Però lo lascio in bianco e nero. Lo dovete colorare voi quando pubblicherò il libro. Chissà quando lo pubblicherò, non lo so. Magari quest'estate, chi lo sa. Vediamo come, se avrò tempo. Tanto ne ho talmente tanti, ragazzi, che non avete idea. Potrei farne 100. Potrei fare 5 volumi da 100 mandala ciascuno. Minimo, proprio minimo. Vedremo. Voilà, il mandala, eccolo qua. Bello, hm? È diverso dai soliti mandala, vero? C'è qualcosa di oscuro, qualcosa di bonoso, ma no. Sembra quasi una vetrata di una cattedrale. Se la colorate, sì. Gli dà un'aria, una specie di rosone. No, una vetrata di una cattedrale. Wow, che figata. Provate a colorarlo, ragazzi. Provateci quando metterò il libro da colorare. Facciamone un altro ancora meglio. No. Facciamo qualcosa di figurativo. Un po' di mostriciattoli. Non devono mai mancare i mostriciattoli. Questo sembra un pipistrello. Sì, sto facendo un pipistrello. Non me ne rendevo nemmeno conto, ragazzi. Sembra che la mia mano vada sola. È impossessata la mia mano. C'è uno spirito che la guida. Ecco qua, doppio pipistrello. Pipistrello con le spalle a pipistrello, con la faccia dei pipistrellini. Bella, la bocca grande, denti aguzzi. Ecco qua, il mandala monster. Mandala pipistrello. Sì, molto stilizzato, ragazzi, eh. Volendo potrei farlo molto più particolareggiato se voglio, ma
è una cosa fatta così in fretta. Sono delle prove, prove tecniche, queste sono prove tecniche. Giusto per scaldare i motori, capito? È come una macchina, prima deve scaldarsi, poi parte il turbo. Io tra poco parto il turbo, ragazzi, io parto col turbo. Farò qualcosa di veramente indimenticabile, ragazzi. Lo sento. Dopo questa musichetta ne riparliamo, dai. Ciao ciao. E ora, signori, concentrazione assoluta. Concentrazione assoluta, signori, perché sto creando il mandala del giorno, il mandala più bello di sempre. vediamo. Sento che questa volta sarà impegnativo e bisogna concentrarsi. Sarà un super mandala extra. Guardate qua, ragazzi. Comunque non fate domande, mi raccomando, non fatele perché tanto non risponderò. Scherzo. Dovete fare le domande, ragazzi, qualsiasi cosa volete io vi rispondo, che cavolo, sono qui per voi, io ci sono ogni giorno qua, 10 minuti al giorno, 10 minuti al giorno, non volete venire a trovarmi? 10 minuti cosa vi costa, cosa dovete fare tutto il giorno? 10 minuti li potete trovare per venire a trovarmi, no? 10 minuti, poi potete andare anche, che ne so, al parco giochi, che ne so, al parco giochi, vabbè. Andate dove volete, ma almeno 10 minuti passateli da me e poi andate, siete liberi. Dopo vi siete tutto il giorno libero. Però questi 10 minuti passateli con me, poi non vi costa niente, tanto 10 minuti passano in fretta. Cioè siete il compagno di fumettista anarchico, mica di un pirla qualsiasi. 10 minuti, cosa sono 10 minuti? Tempo di andare in bagno e uscire. Tempo di una pisciatina. Tempo di lavarsi i denti, pulire le orecchie. Oh, guarda cosa sto combinando qua. Questo sembra quasi dark. Sì, questo è un mandala mostruoso dark. Molto dark. Mi piace. Faremo delle faccine strane. Molto inquietanti, molto vampiresche. Bene, mi piace. Guarda. Ci vorrebbe una musica giusta per questo mandala. Magari riesco a trovarla. Sì. Qualcosina c'è. Eccola. Sì, è molto ispirante questa. Ecco qua. È tutta per voi, ragazzi. Ci sentiamo più tardi. A dopo. Mi sto strozzando.
puntata. Molto dark. Sì, sì, ragazzi. È uscito come volevo. Anzi, non sapevo come usciva, ma è uscito così. È uscito come doveva uscire. Bello, bello, bello. Questo lo lascio in bianco e nero perché merita. Che ne pensate, ragazzi? Sono dei mandala molto diversi da come li avete mai visti, vero? Eh beh, è un nuovo stile. Mandala dark. Va bene, ragazzi, a domani. E ricordatevi che io sono qui, quindi 10 minuti, che c'è voi? 10 minuti, passano in fretta. Venite a trovarmi, io sono sempre qui, ogni giorno alla stessa ora. Ciao!